posto al sole, foto in rete rivelerebbero l'omicidio di un personaggio per ora ignoto. Sta per arrivare una nuova e travagliata fase per alcuni dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Da un po' di tempo circolano in rete delle immagini scattate sul set raffiguranti un lenzuolo bianco, sotto il quale si celerebbe la presenza di un cadavere. Nella stessa scena si nota chiaramente la presenza del commissario Landolfi e degli uomini vestiti di bianco che impersonano Iris. Impegnati a raccogliere gli indizi del caso. Le ipotesi subito dopo l'apparizione della foto in rete. Sono state molteplici le ipotesi su chi potesse essere la vittima e la maggioranza si basa proprio su uno dei componenti della famiglia Viscardi. Da poco entrata a far parte del cast di Un posto al sole e fin da subito al centro di una intricata vicenda. Tra le ipotesi più gettonate spicca quella che vede come vittima Veronica Viscardi interpretata da Caterina Vertova. Ma questa morte apparirebbe, secondo gli attenti telespettatori, troppo scontata. Tutti sono d'accordo nel dire che la vittima sia un Viscardi ma ancora non è possibile stabilire con certezza chi sarà dei tre a finire sotto quel lenzuolo bianco accanto alla piscina di quello che nella soap è il circolo nautico abitualmente frequentato da Marina Giordano e Roberto Ferri. I tre Viscardi e anche Valerio Viscardi, interpretato da Fabio Fulco è uno dei nomi ipotizzati dai fan che discutono sull'identità della vittima. Anche se allo stesso tempo viene ritenuto poco probabile. Vera Viscardi, interpretata da Giulia Schiavo, è stata designata dal pubblico come troppo giovane e priva di rivali. Veronica Viscardi, invece, rimane la favorita tra i tre. Il dialogo tra Valerio e Alberto durante una loro notte brava all'insegna dell'alcol ha lasciato intendere a tutti che per i due sarebbe stata una soluzione perfetta per impossessarsi del potere acquisito con l'inganno dalla donna. Ma entrambi sarebbero davvero in grado di compiere un crimine del genere? Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardanti questa morte che ha generato una catena di reazioni da parte dei fan. Potrebbe quindi trattarsi anche di un personaggio anonimo. Ciò che è certo invece, ed è stato confermato anche da notizie ufficiali. È il ritorno di un personaggio molto amato dal pubblico, il commissario Giovanna Landolfi, interpretato da Clotilde Sabatino. L'attrice è stata già avvistata più volte sul set in compagnia di Riccardo Polizzi Carbonelli che interpreta Roberto Ferri. Non ci resta che attendere le prossime puntate per svelare questo coinvolgente mistero.